oggi è stato, diciamo, sottoscritta la promozione, di fatto adesso va riempita di contenuti la proposta, fermo restando quelli che sono i punti salienti che sono già stati più volte illustrati, come appunto la disponibilità della Regione a finanziare in maniera importante l'operazione e l'intenzione di valutare una riorganizzazione generale che non coinvolga solo Piazza della Repubblica, ma che veda coinvolta, diciamo, anche l'università e le aziende ospedaliere e l'ASL di Varese. Potrebbe essere un modello anche per altre città. Ma in realtà quello degli accordi di programma è uno strumento che è già utilizzato in maniera molto importante in tutta la Regione Lombardia. Do un dato su tutti, abbiamo circa 200 accordi di programma in corso di attuazione in Regione Lombardia, e questo strumento, che è uno strumento di programmazione negoziata dove ognuno partecipa al tavolo e porta le proposte e lì si risolvono i problemi e si eliminano le criticità, ha dato ottimi risultati. È anche una procedura che è molto più semplificata rispetto alle procedure che sono previste dalle normative nazionali, quindi l'accordo di programma di Varese si incanala dentro una esperienza consolidata di Regione Lombardia nella gestione di questi strumenti.